Ben ritrovati carissimi amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Luigi Torchio, che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, ricordiamo, medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, omeopata, studioso di medicine naturali, nutrizionista esperto. Ovviamente, dottor Torchio, e lei con la dovuta distanza di sicurezza per la prevenzione contro il Covid e con le nostre mascherine sempre con noi. Dottor Torchio, con lei oggi volevo affrontare un argomento un po' particolare, sempre che riguarda la sfera Covid, perché questo è l'argomento più parlato ultimamente. Ma la vera domanda è: come fa una persona a riconoscere che sia Covid o che sia raffreddore? Anche perché c'è proprio un po' di terrore generale. Nel momento in cui uno ha un raffreddore, pensa subito che possa essere Covid e quindi deve correre a fare un tampone. Insomma, capiamo anche il raffreddore, che cos'è, ridiciamolo, come si previene. Allora, sicuramente il consiglio per tutte le persone che hanno i sintomi di raffreddore è di fare un tampone, ma farne anche più di uno, perché a volte non sempre il primo tampone è positivo, magari diventa positivo 1 o 2 giorni dopo. Quindi Certo. per evitare, anche soprattutto per le persone vaccinate, che hanno una sintomatologia molto più blanda e quindi l'infezione di Covid può diventare come un raffreddore, devono fare attenzione a non sottovalutarla proprio per evitare di spargere eventualmente il contagio, perché si infettano di meno ovviamente, ma possono reinfettarsi di un Covid leggero. Allora, la sintomatologia ovviamente differenziale è che il raffreddore tende un po' a fermarsi, mentre il Covid si accompagna poi con la perdita dell'olfatto e del gusto, con la perdita, con i dolori, con la stanchezza estrema, con la febbre, con la tosse intensa e via dicendo. Ma noi oggi io parlerei più che altro di prevenzione, perché noi ne abbiamo già Certo. parlato molto di questo. Quindi la prevenzione del raffreddore è la prevenzione del Covid, la prevenzione dell'influenza, cioè è la vita sana con un'alimentazione ideale, ricca di frutta e verdura antiossidanti, vitamina C naturale e un'attività sportiva che deve essere regolata, perché anche un eccessivo allenamento, soprattutto negli agonisti, può creare addirittura un effetto paradosso e far scendere l'efficienza del sistema immunitario. Ma poi ti parlerei anche del fatto, ovviamente, dell'inquinamento, di tutto quello che può essere l'aspetto anche del fumo. Allora, tutto ciò che è calore ostacola il virus, quindi ai primissimi sintomi ricordiamoci che comunque ambienti caldi o comunque fare sauna, per esempio il bagno turco, se abbiamo la possibilità di farlo nelle palestre, è una bella prevenzione. Umidificare gli ambienti, anche con diffusori di propoli, per esempio. Su fumigi e frumenti possono far bene, perché il calore, anche se pensiamo di aver preso troppo freddo, ci aiuta a bloccare il virus anche solo del raffreddore. Ricordiamoci i lavaggi nasali con la lota, e abbiamo dedicato una puntata intera ai lavaggi nasali. Come prevenzione invece di medicina naturale, ricordiamo un multivitaminico da Certo. prendere a dosaggi bassi, ma 5 giorni a settimana, poi la vitamina C aggiuntiva masticabile di fonte naturale, la vitamina D soprattutto per le persone sopra i 50 anni, i fermenti lattici per la flora batterica, perché l'intestino è importante per il sistema immunitario, e poi ricordiamoci per il raffreddore propoli, timo. Poi abbiamo tutte le erbe, echinacea, astragalo, acerola, rosa canina, abbiamo pelargonium, ma abbiamo anche lattoferrina, arginina, che sono anche particolarmente indicate nel dubbio del Covid, che ripeto deve essere comunque risolto col tampone. E poi chi ha il raffreddore e tende facilmente poi ad avere la tosse deve già iniziare ai primi sintomi anche a prendere i rimedi della tosse. Abbiamo dedicato una puntata intera, Certo. pino mugu, issopo, eucalipto, balsamo del Tolù, eccetera, eccetera, malva, erisimo, piantagine, insomma, andate a rivedervi la puntata sulla tosse. Se siete predisposti col raffreddore ad avere un aggravamento verso la bronchite, iniziate subito, non aspettate di avere la bronchite. Dottor Torchio, io la ringrazio per i suoi preziosissimi consigli come sempre. A casa vi ricordo che se voleste rivedere una delle nostre puntate basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Torchio più il nome o il titolo preciso della puntata al quale volete appunto ridare un'occhiata. Vi auguriamo un buon proseguimento di visione.